Buonasera a tutti, possiamo iniziare? Ecco, allora, stasera siamo connessi con Paola Baglini, membro dell'Assemblea Donne Comuniste, Amel Cili, responsabile della FIGC per le politiche di genere, e Agnese Palma, sindacalista della CGIL e membro del Comitato Centrale del PCI. Stasera quindi parleremo della tematica della parità di genere e dei diritti femminili, dato che appunto marzo è il mese della giornata internazionale della donna. E come Partito Comunista Italiano, sezione Empolese Valdelsa, vogliamo affrontare queste tematiche concentrandoci sia sulla questione delle violenze di genere, sia sulla questione prettamente lavorativa. Ribadendo in tutto ciò che le discriminazioni e le violenze di genere, le violenze sulle donne, si combattono in primo luogo con il conflitto di classe e con la cultura della parità, tematiche fondamentali per noi come Partito Comunista Italiano. Se si guardano infatti i numeri ad oggi, si riscontra che in media le donne guadagnano circa in media il 25% in meno rispetto ai loro colleghi uomini che svolgono le stesse mansioni. E ad oggi, soprattutto in seguito alla crisi dovuta alla pandemia da Covid, i settori lavorativi più colpiti dalla crisi risultano quelli con maggiore presenza femminile. Inoltre, anche le donne che hanno potuto continuare a lavorare, hanno potuto avere accesso allo smart working, si sono viste comunque togliere il tempo personale e spesso nel mondo del lavoro, purtroppo le donne sono costrette ad abbandonare il lavoro anche per farsi carico della famiglia, soprattutto in seguito alla chiusura delle scuole dovuta all'emergenza Covid. Infine, un altro dato molto preoccupante ad oggi è quello della crescita delle violenze domestiche, a cui sicuramente ha contribuito anche questo lockdown forzato. Dunque, bisogna tenere sicuramente in conto tutti questi fattori per un discorso comunque applicato alla nostra realtà, alla nostra contemporaneità, e per parlare nel concreto di parità di genere e di diritti. Bene, non indugio oltre e lascerei subito la parola a Paola Baglini. Paola, scusami, accendi il microfono. Ok, come insomma, sono Paola, per chi non mi conosce, farò un intervento che si baserà più che altro sulla cultura patriarcale, come ancora oggi comunque incide nelle nostre menti e nella nostra società. Quindi, più che altro, ecco, mi baserò su questa cosa qui. E su altre cose che faranno sì, secondo me, se applicate, porteranno il discorso della parità un passettino più avanti. Allora, intanto vi dico che faccio parte dell'Assemblea delle Donne Comuniste. È un'assemblea che considero come un centro di formazione permanente. Tanta è la capacità intellettuale e la conoscenza di molte compagne che insomma, scambiano con noi ogni loro sapere, ogni loro conoscenza, facendo di questo luogo proprio un centro di cultura permanente. Lo scambiano con noi senza diffidenze, senza timori,
e quindi condividendo le loro esperienze, i loro saperi, il beneficio va su tutte le persone che sono presenti in questa assemblea. Poi desidero anche ringraziare di questo invito la sezione impolese Valderza del Partito Comunista Italiano, perché questa è un'occasione che mi dà la possibilità di esprimere la mia opinione sulla questione di genere e sulla necessità di trovare a livello culturale con anche con le nuove generazioni, sia maschili che femminili, di cominciare proprio a lavorare nel modo che si è apprezzato varie forme anche di linguaggio, del linguaggio di genere, affinché si formino donne e uomini liberi, liberi proprio dal peso della cultura patriarcale che, come dicevo prima, a mio avviso è ancora molto presente nella nostra società. Allora, le donne, come vi ho detto prima, si portano dietro una storia millenaria di dominio, di subordinazione degli uomini sulle donne, fin da tempi più remoti dell'antica Roma. Per esempio, il comportamento delle donne nell'antica Roma, per essere rispettabili, doveva adeguarsi a un ideale femminile molto preciso, quello della matrona. La loro missione consisteva nel generare figli, figlie, all'interno di un matrimonio e di educarli con valori tradizionali sin dall'infanzia. Infatti le bambine venivano preparate per svolgere questo ruolo di moglie e di madre, e, insomma, mettendo proprio in pratica i cosiddetti stereotipi di genere che anche oggi ritroviamo nella nostra società. La donna veniva controllata e il suo valore era limitato alla funzione riproduttiva. A questo scopo si applicavano leggi di estrema durezza. Ogni relazione fuori dal matrimonio, anche se intrapresa da donne vedove o non impegnate, era considerata reato ed era punibile dal capofamiglia senza bisogno di un processo. E se il marito sorprendeva la moglie a commettere un adulterio, poteva ucciderla senza che gli venisse addebitata alcuna pena. E questo ci ricorda il delitto d'onore abrogato nell'81, ma che comunque il suo spettro è ancora presente nella nostra società, i nostri femminicidi che purtroppo andiamo a riscontrare quasi ogni giorno, ne sono la rappresentazione. Altresì, il marito poteva costringere la donna ad abortire contro la sua volontà. Oggi invece alcuni uomini e donne, associazioni, pretendono leggi che decidono il posto delle donne sul corpo delle donne, senza fare caso a una gravidanza non voluta, e quindi c'è l'attacco alla 194. Le donne erano soggette a molte limitazioni ed erano escluse dalla vita politica. Sono serviti 2000 anni per essere presenti in politica, ma in forte minoranza. Anche allora, come oggi, la subordinazione delle donne veniva giustificata in vari modi. Il filosofo Seneca, per esempio, affermava che i due sessi contribuivano alla vita comune perché una era fatta per ubbidire e l'altro per comandare. Insomma, un po' come oggi c'era sempre questo modo di difendere il fatto che le donne fossero subordinate. Le radici del patriarcato sono profonde, difficili da rimuovere, persistono molto, come dicevo, ai nostri giorni, e molti abusi e violenze vengono giustificati anche dalle donne. L'educazione patriarcale ancora oggi continua imperterrita ad esistere. Da una ricerca sui suicidari della scuola primaria, condotta appena 2 anni fa dall'Università di Catania, da professori Corsini e Sherry, è stato riscontrato che sui testi delle scuole elementari ci sono intrisi di stereotipi sessisti e che la situazione negli ultimi anni è molto peggiorata. Bisogna riconoscere che nel contempo molti insegnanti, già dalla scuola dell'infanzia, per scelta personale o collegiale, lavorano molto sulla parità di genere, in percorsi di sensibilizzazione sul tema delle differenze di genere in chiave preventiva, culturale ed educativa. Personalmente ho avuto modo con una mia associazione di sostenere questi progetti con ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado per 2 anni consecutivi.
Il lavoro è stato molto importante, si è rilevato che i ragazzi e le ragazze sono disponibili e curiosi di fronte a queste tematiche, sulle quali si interrogano, si danno risposte, attendono conferme, rassicurazioni. È necessario affrontare con loro queste tematiche perché l'aiuta molto a costruire e rafforzare la loro identità. A scuola i ragazzi e le ragazze hanno poi messo in luce attraverso un gioco di ruoli la loro esperienza in materia e poi hanno rappresentato davanti a un gremito pubblico nelle varie forme artistiche, teatro, canti, balli, poesia e inoltre anche attraverso la fotografia e che hanno allestito varie mostre sia negli ospedali di Pontedera e di Pisa, nella scuola stessa, nella galleria dell'Ipercoppe, insomma sono state fatte diverse cose, le mostre per questi ragazzi e quindi questo secondo noi è importante perché l'aiuta ad affrontare la vita, a non farsi trovare impreparati. Tuttavia è sempre difficile realizzare questi progetti sugli stereotipi perché molti docenti si trovano in difficoltà e il lavoro viene tante volte molto spesso contrastato da una parte politicamente avversa e anche da molti genitori e molte volte viene persino bloccato, cioè le scuole si sono trovate anche a dover lasciare un progetto sull'identità di genere e non poterlo finire perché proprio c'è stato un discorso di rivolta dei genitori. Questo fa comprendere quanto siamo tornati indietro rispetto alle conquiste che ci sembrano ormai scontate. Il superamento della cultura patriarcale è fondamentale perché ancora oggi troppe volte non viene condannata con pene adeguate e giuste. Questo non è accettabile. E anche le testate giornalistiche fanno dei titoli sui fatti di violenza e di omicidio con parole tendenziali, fanno del carnefice molte volte una vittima, dando spazi scusanti incomprensibili sia dal punto di vista umano che logico. Tutto ciò significa che c'è ancora molta strada da percorrere culturalmente affinché passi il concetto che l'educazione alla parità di genere debba essere una parte indispensabile dell'istruzione scolastica, a partire dalla scuola primaria, e al fine di raggiungere la parità in modo che le nuove generazioni siano in grado di rispettarsi, di relazionarsi pacificamente, senza alcuna violenza e pregiudizio. Ci sono donne oggi che hanno la necessità di declinare il nome dei loro mestieri e delle loro cariche politiche al maschile, quando occupano posti di lavoro che in passato erano riservati agli uomini. Probabilmente questo le fa sentire molto più sicure, più apprezzate, fiere e orgogliose delle loro capacità, delle loro vittorie, fiere di come sono spesso gli uomini. Ma gli uomini non hanno mai l'esigenza di chiamarsi cuoca, cassiera, sarta, maestra, parrucchiera, per sentirsi gratificati e bravi nei mestieri culturalmente esercitati dalle donne. Anzi, quando scelgono questi mestieri, sarto, parrucchiere, eccetera, vengono molte volte considerati eccellenze del settore. Compagni e compagne, serve coraggio anche da parte della politica. Voglio dire alle donne che fanno politica nei ruoli dirigenziali dei partiti e alle donne elette nelle assemblee nelle cariche amministrative, nelle giunte, nei consigli comunali, di non cercare la loro forza nella forma maschile del loro ruolo, ma di assumere con orgoglio femminile il loro ruolo, con il nome che comunque le descrive. E quindi questo gli darà forza a loro e darà forza a tutte le donne. Sappiano queste donne che saranno giudicate per il lavoro svolto, non per la dissidenza del nome, ma per il loro agire, per quello che faranno. Del resto non possiamo ignorare che la lingua italiana contempla anche la parola femminile. Persino nel Medioevo l'uso del linguaggio di genere era apprezzato e riconosciuto. Medica, priora, badessa, avvocata. Provate oggi ad andare in un tribunale e rivolgersi a una delle tante avvocate che incontrate chiamando l'avvocata. Come minimo vi infiamma con gli occhi. E questo è un esempio.
ma anche se entrate in una classe e vi rivolgete ai ragazzi dicendo ragazzi in piedi per favore, vi accorgerete che si alzeranno tutti, ragazzi e ragazze, perché tutti si riconoscono in quel contenitore, mentre se dite ragazze in piedi per favore si alzeranno solo le femmine. La parità sarà conquistata quando ogni gruppo si alzerà secondo il loro genere. Penso, care compagne e cari compagni, che dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti possibili che abbiamo a disposizione per combattere questo momento buio e regressivo, contornato da attacchi alle donne impensabili, come le istanze presentate al Congresso Mondiale della Famiglia, che si sono svolte a Verona nel marzo del 2019. Anche il linguaggio di genere è uno strumento che ci potrà comunque rafforzare. Forse si scatenerà l'ordinaria polemica basata su assurdi e scorretti discorsi, da chi difende l'uso del termine di genere maschile, difeso tante volte anche dalle donne, ma aiuterà a riconoscere l'identità della donna come persona, perché questa è una cosa concreta. Se si usa il linguaggio di genere per le ragazze, per i ragazzi e per le donne, comunque ci si abitua che loro, insomma, che noi siamo persone, siamo donne e siamo pari agli uomini, che non abbiamo bisogno di usare il genere maschile per essere forti e per fare bene i nostri lavori. Dobbiamo quindi proprio, insomma, darci da fare perché questa cosa succeda, specialmente noi in politica. Sono anni che noi donne di sinistra e comuniste aspettiamo dai partiti un impegno sostanziale e concreto sulla condizione delle donne. Quest'anno, per la prima volta, un partito, il proprio PC, ha iniziato a fare delle scelte politiche e culturali che speriamo cambiano il mondo della politica e del partito, ossia avere scelto tutte e tutti insieme di fare un comitato centrale specifico sulle politiche di genere, programmare una serie di dirette Facebook, gestite dalle compagne, come stiamo facendo stasera del resto. Inoltre sono stati previsti corsi per gli uomini e per donne sulle politiche di genere e sulla parità. E questo è un agire concreto per dare una svolta in modo concreto e vero di fare politica. Un partito che persegue questa strada sarà realmente e concretamente un partito di donne e di uomini. Un altro strumento valido, a mio avviso, e che ho anche utilizzato, è il bilancio di genere. E tutti gli enti, secondo me, tutte le province, tutte le regioni, tutti gli enti li dovrebbero utilizzare. Il bilancio di genere sarebbe la redazione del bilancio. È uno strumento unico perché proprio sarebbe la redazione del bilancio, diciamo che viene riclassificato, quindi leggibile in maniera proprio nei numeri quello che viene fatto dagli enti come risorse economiche sulle donne. Quindi, oltre a rispondere alla trasparenza perché rende visibile la distribuzione delle risorse finanziarie, in questo modo incide sulle condizioni di vita e sulla posizione di svantaggio delle donne e anche dei soggetti fragili. È uno strumento, il bilancio di genere, che consente la valutazione corretta delle politiche di genere. Il bilancio di genere, se allegato al bilancio di previsione di un ente, assorbe il suo ruolo principale, che è quello di indirizzo per le scelte tra maschi e femmine. È utilissimo in questo momento particolare di scarsità di risorse e in questo momento di pandemia, perché serve ad arginare l'impatto che la crisi pandemica determina sulle risorse socio-economico-finanziarie e di conseguenza sulle famiglie e sui soggetti deboli. Pensate che ogni scelta di tipo economico che viene fatta sui bilanci non è mai neutra e impatta in maniera diversa sui cittadini e sulle cittadine. Quindi l'impegno di un ente per l'uguaglianza di genere si traduce in effettivi impegni di bilancio che vanno a coprire anche i bisogni di soggetti deboli. Pensate che io ho fatto un bilancio di genere, essendo assessore al bilancio, ho avuto anche la delega al bilancio di genere per 2 anni.
e dal bilancio di genere del comune, quale ero amministratrice, è venuto fuori che, per esempio, per lo sport, dove c'era insomma una cifra abbastanza importante, per le donne non c'era niente, perché praticamente poi andando a leggere le voci si capiva che erano investite sì per lo sport, ma in tutti quegli sport più che altro maschili, tipo che ne so, calcio e altri tipi di sport maschili. E quando ho evidenziato questa cosa, magari mi è stato risposto che anche le donne possono giocare a calcio, però io posso dire che anche gli uomini possono fare danza classica, insomma, quindi il bilancio di genere riesce a far capire proprio veramente in un ente come vengono distribuite le risorse. L'analisi di genere di un bilancio consiste nella riclassificazione, come vi dicevo, delle voci di bilancio del comune per aree dirette e indirette sensibili al genere. Questo permette a un buon amministratore o una buona amministratrice di fare il meglio possibile, ma soprattutto di correggere eventuali imparzialità di trattamento e di opportunità per le donne e per gli uomini e per migliorare i livelli di equità. Quindi un bilancio di genere è un bilancio più equo dell'equità della spesa pubblica, affinché le donne e gli uomini possano beneficiare in ugual misura dell'uguaglianza. Il mio consiglio è che là dove siano presenti su territori o abbiano rappresentanti i partiti politici comunisti e della sinistra, non si induce a chiedere all'ente il bilancio di genere, perché va a beneficio di tutti e di tutte. Diciamo, insieme al bilancio di genere sarebbe importante anche il bilancio sociale, però sono strumenti che servono concretamente a agire perché si possa raggiungere la parità di genere, senza che questa rimanga sempre una lotta fra uomo e donna o fra donna e uomo, perché si deve essere tutti col solito passo, perché raggiungendo la parità di genere, dando forza alla donna, si riesce anche a migliorare con questa forza, magari dal punto di vista delle denunce, dal punto di vista di tutto quello che la società può mettere in atto, perché non succedono di meno, non succedono poi un giorno mai più tutti questi atti violenti che ci sono sulle donne. Io vi ringrazio, ho finito. Niente, se mi volete fare delle domande. Grazie mille per il tuo intervento. Casomai poi, se a fine serata ci sono domande, le leggiamo. Ora passerei la parola ad Amel, responsabile della FGC Bologna per le politiche di genere. Buonasera a tutte e a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare la sezione Emplese Valdelsa del Partito Comunista Italiano per avermi dato la possibilità di contribuire a un'iniziativa così importante. Sono appunto la responsabile delle politiche di genere della Federazione Giovanile Comunista Italiana e quotidianamente il nostro operato si scontra con una dura realtà. Oggigiorno parlare delle istanze delle donne spacca irrimediabilmente in due l'opinione pubblica. Da una parte coloro che le difendono e le sostengono, dall'altra invece chi invece afferma che abbiamo un po' ammorbato, che il concetto di femminismo sia legato a una condizione storica superata e che la società moderna sollevi invece altre problematiche pressanti relative al lavoro, alla salute, che riguardano tutti, per cui parlare di politiche di genere sarebbe un capriccio o che sottrarrebbe spazio e risorse a problematiche appunto ritenute più rilevanti. Nel mio intervento vorrei dunque non entrare nel merito delle istanze che già largamente vengono trattate dalle altre compagne, ma proporre un'argomentazione volta a scardinare questa idea sempre più radicata che le questioni di genere appunto siano in qualche maniera esclusiviste, analizzando le basi cognitive e motivazionali della discriminazione nel tentativo di
riabilitare quindi il potere inclusivo delle politiche di genere. Entrando nel merito, per analizzare le basi cognitivo-motivazionali della discriminazione è necessario partire da alcuni assunti di base. La consapevolezza dell'appartenenza ad un gruppo sociale è un aspetto psicologico fondamentale che è alla base della categorizzazione sociale, che viene intesa come la suddivisione in gruppi in cui il sé si riconosce, quindi dividiamo in due gruppi, la società la dividiamo in due gruppi, il gruppo noi e il gruppo loro, chiamati appunto in-group ed out-group. Questo comporta un confronto sociale tra i gruppi in termini di somiglianza e di differenza. Quindi categorizzo in base alla condivisione di determinati tratti ritenuti salienti. Quindi la distinzione tra noi e loro ha degli effetti rilevanti sull'autostima della persona. La categorizzazione, sintetizzando, è un processo cognitivo, naturale, adattivo, che da un lato risulta utile per rispondere alle complessità sociali, dall'altro invece porta a compiere delle inferenze poco accurate che non tengono conto dell'unicità della persona. Il prodotto diretto della categorizzazione sociale, appunto, è lo stereotipo sociale. Cos'è? È una forma di semplificazione che si basa su categorie di appartenenza sociali e sull'attribuzione di rilevanza all'appartenenza stessa. In altri termini, che cosa vuol dire? Che l'immagine, che lo stereotipo sociale non è altro che un'immagine semplificata di una categoria di persone che viene condivisa nei tratti essenziali da un gruppo ampio di persone. Quindi lo stereotipo in sé per sé non è un'attribuzione negativa. Pensiamo allo stereotipo, all'idea che abbiamo sui subsahariani, no? Tutti quanti è ritenuto pensiero comune che i subsahariani siano dei bravi ballerini, che abbiano il ritmo nel sangue. Non è un'attribuzione di per sé negativa e non supporta nessuna tipologia di forma discriminatoria, però non è neanche vera in assoluto. Però nella nostra esperienza deduciamo che sia altamente probabile che una persona originaria del Sub-Sahara, a prescindere da nazionalità, età e anche del sesso, quindi l'unico elemento distintivo in comune è quindi avere la pelle nera, possegga delle determinate abilità legate alla capacità di muoversi a tempo e capacità propriocettive tipiche del ballo. Un altro esempio di stereotipo molto comune riguarda le differenze tra nord e sud Italia. Stereotipo che descrive i meridionali, per esempio, come fortemente legati al concetto di famiglia. Un dato oggettivo che sostiene questa idea, questa credenza, è il prezzo dei voli nei periodi festivi, vedi, sì, Pasqua o Natale. La stessa compagnia aerea, per la stessa tratta, nei medesimi giorni propone prezzi 4 volte superiori se si parte da una città del nord per raggiungere una città del sud. Questo perché evidentemente esiste effettivamente una richiesta maggiore di persone che si muovono dal nord verso il sud. Ma attenzione, ciò non significa che la richiesta di questo genere di servizio in questo specifico periodo sia effettuata esclusivamente da meridionali emigrati verso il nord che intendono ricongiungersi alle famiglie per le festività. È chiaro che esistono molteplici situazioni e molteplici motivazioni dietro questo, ma è altrettanto vero però che una percentuale di questa narrazione sia veritiera. Quindi lo stereotipo non è sempre vero, come non è sempre falso. Se vogliamo, possiamo dire che definisce un trend. Il pregiudizio, invece, a differenza dello stereotipo, poggia su una fortissima motivazione volta alla svalutazione, che è accompagnata da un partner emozionale, che generalmente è
legato al disgusto. Per tali motivazioni è un processo simbolico esclusivamente negativo, atto ad attribuire spiegazioni illogiche e irrazionali. Quindi è il pregiudizio, essendo un giudizio, il pregiudizio è un giudizio, un'opinione che viene postulata a priori con connotazione negativa che permette la differenziazione positiva del proprio gruppo rispetto agli altri. Ed è questa la causa, il costrutto pilastro della disparità. Ricapitolando, cosa interessa a noi? A noi interessa l'atteggiamento negativo verso un gruppo, che è composto da tre componenti principali. La componente cognitiva, che riguarda le credenze, le idee, la componente comportamentale, che riguarda la predisposizione ad agire, e la componente emotiva, che riguarda i sentimenti e le emozioni sul tema. Come si interviene? Si interviene non nel momento in cui la discriminazione è già in atto, perché effettivamente è troppo tardi, non si interviene sul processo di categorizzazione, perché è un processo appunto inevitabile, ma si lavora sulla riduzione del pregiudizio con delle strategie proposte dalla letteratura, e sono tre le principali. Una è la categorizzazione multipla, in cui si attribuisce ai membri di un outgroup, quindi l'altro, più di quattro appartenenze sociali ugualmente salienti, indipendentemente dal tipo di categoria considerata, o tramite libera generazione delle possibili categorie sociali alla quale i membri dell'outgroup possono appartenere. Ciò cosa produce? Costringe a una decategorizzazione, il che si traduce quindi in un processo di individualizzazione, vale a dire che si costituisce la condizione necessaria per inibire l'utilizzo degli stereotipi e quindi diminuire il pregiudizio. La seconda strategia è quella della categorizzazione sorprendente. Molto spesso si usa associare due categorie sociali che sono raramente abbinate e che includono stereotipi sociali contrapposti. Pensiamo per esempio alla donna meccanico oppure il manager immigrato. Sono delle associazioni che destano comunque un attimo di sorpresa, perché non è quello che ci aspettiamo. La terza e ultima strategia è quella dell'identità sociale complessa. È un costrutto teorico che si riferisce alla natura soggettiva della rappresentazione delle molteplici identità, delle molteplici appartenenze sociali di ognuno. Vale a dire, si considerano tante categorie in maniera tale, appunto con un'identità complessa, in maniera tale che ognuno, prendendo in considerazione un soggetto, non riesca a identificarlo per bene all'interno del proprio gruppo o dell'outgroup. Tutto ciò come si declina al tema delle parità di genere. Riprendendo un attimo l'esempio della categorizzazione sorprendente, lo status socio-economico, esattamente al pari della nazionalità, del sesso, è una variabile considerata saliente, tanto che manager uomo, manager donna o manager immigrato sono tre associazioni che non suscitano lo stesso livello di sorpresa. Nell'immaginario comune, l'idea che un uomo possa aver raggiunto alte cariche all'interno di un contesto gerarchico lavorativo è molto più probabile rispetto ad una donna o a maggior ragione di un immigrato. Figuriamoci la sorpresa di apprendere di una donna manager immigrata. Ci rendiamo conto quindi che far parte di più categorie soggiogate non priva il pregiudizio della sua forza, bensì funge da benzina, in quanto gli attributi negativi, pregiudizievoli, caratterizzanti ognuna delle appartenenze si sommano, lasciando così poco se non un insignificante margine di azione sociale.
appartenere a più categorie minoritarie, quindi riduce ai minimi termini, se non nella forma, ma nella sua sostanza, l'accesso alle risorse, ai servizi e ai diritti. Questo sistema basato sulla legittimazione e concessione arbitraria del privilegio, perché di privilegi parliamo e non di diritti, perché consistono in vantaggi speciali concessi in correlazione a uno status e non a un guadagno. Non fa altro che sostenere un'ideologia di supremazia di un gruppo e organizzare gli attori all'interno del sistema per permettere e legittimare lo status quo. Il privilegio dunque diviene mezzo per accedere e guadagnare potere, costruire le relazioni e legittimare la disuguaglianza, configurandosi quindi non come un prodotto naturale, ma come prodotto sintetico di necessità istituzionale. I gruppi che fino ad adesso hanno goduto dei benefici derivanti dal loro dominio, concesso quindi dal loro solamente per diritto di nascita, giustificano l'estromissione di alcuni gruppi rispetto all'accesso appunto di questi vantaggi con il mancato sforzo dei membri dei gruppi stessi per raggiungerli. Per cui l'unico responsabile delle sempre rinnovate forme discriminatorie è da individuarsi nel sistema capitalistico, che da una parte ti priva dell'accesso diretto alle risorse, dall'altra invece cerca di vendere con il mito della meritocrazia l'idea che il privilegio sia legittima conseguenza dell'espressione individuale dei diritti e delle opportunità offerte dalla società, fungendo invece così da controllo percettivo sul contesto economico, che in realtà si presenta come profondamente imprevedibile e disuguale. Per queste ragioni, la lotta di classe assume un ruolo centrale, lotta di classe che trae forza, trae vigore dalle istanze di genere, perché portano avanti delle argomentazioni trasversali. Adesso non tutte le argomentazioni riguarderanno tutti, ma i discorsi di genere sono discorsi che non fanno esclusi. Adesso forse citerò in maniera impropria un intervento di Lacan, che dichiarò che non esiste la donna in quanto soggetto universale, ma esistono le donne una per una. Adesso non vorrei entrare nel merito e nelle motivazioni, nel significato che voleva dare Lacan stesso, però sono parole che riescono a sintetizzare perfettamente quello che abbiamo detto fino adesso. La categoria delle donne fa proprie le stanze di tutti, ma non solamente per spirito di pura empatia, ma perché esiste un'identità di donna in ognuna delle possibili narrazioni. Per queste ragioni parliamo ancora di donne e parliamo ancora di genere, perché rappresentano, si fanno baluardo anche delle istanze di ogni minoranza. Sono la garanzia quindi di eque possibilità per tutti. Probabilmente non arriveremo mai a un contesto di amore incondizionato e indistinto l'uno per l'altro, però parlare ancora una volta di donne e di politiche di genere potrebbe essere la chiave per pari opportunità per tutti e per tutte. E per queste ragioni continuiamo a lavorare affinché ogni identità di donna non venga negata. Grazie. Grazie a te, Amel. Veramente un bellissimo intervento. Passo adesso la parola alla nostra terza ed ultima ospite per stasera. Agnese, a te la parola. Mi si sente? Ok.
Allora, intanto mi fa piacere vedere che ci sono delle ragazze giovani in questa, diciamo, nel nostro partito, comunque tra i comunisti, perché è sempre una gioia, diciamo, vedere le giovani generazioni. E questo mi riporta a parecchi anni fa, quando, durante i mitici anni 70, quando mi affacciavo alla politica, che ero appena adolescente, e diciamo nel tumulto di quei tempi, un luogo dove si cercavano, dove noi giovani cercavamo di orientarci a quel tempo, erano i cosiddetti collettivi, cioè praticamente queste grandi aggregazioni giovanili nelle quali ci si riuniva e si discuteva, spesso ci si scontrava, e tra questi c'erano anche i collettivi femministi. Allora, nel tentativo di capire di più, diciamo, ebbi la fortuna, stando in una famiglia di comunisti, di trovare dei libri, due libri che considero tuttora fondamentali nella lotta per la parità di genere, che allora non si chiamava così, allora si chiamava la lotta per la liberazione della donna o per l'emancipazione della donna, cioè poi... Però a distanza di 40 anni in pratica ci ritroviamo sempre allo stesso punto, se non a volte con qualche arretratezza, come diceva prima Paola, col rischio di arretrare. Allora, questa premessa, diciamo, riguardo questi trascorsi di tanti anni fa, questi due libri fondamentali che sicuramente conoscerete, scusate ma io credo che... vi devo dare una cattiva notizia, perché ho il computer che mi si sta riavviando da solo e quindi temo che tra poco verrò buttata fuori dalla sessione, quindi nel caso mi ricollego proprio stasera, doveva succedere. E, vediamo se riesco a entrare con un altro dispositivo nel frattempo. Dicevo che questa... Sì, scusami Chiara, dimmi. No, ecco, forse ci riesco con un altro. Sì, no, con un altro dispositivo, perché così almeno posso chiudere questo. Se esco due volte, scusate, della. Eccomi qui. Allora, esco una volta. Mi si risente? Ok, perfetto, scusatemi per questo inconveniente tecnico, purtroppo le cose succedono quando praticamente non dovrebbero. Dicevo, questi due libri che io considero fondamentali, insomma, nella formazione del pensiero femminista-comunista, sono appunto L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, che è di Engels, e L'emancipazione della donna di Lenin, ovvero più che di Lenin, perché dice qui un altro autore maschile, qui mi si direbbe, ovvero sono, in realtà lì si riportano i colloqui di Lenin con Clara Zetkin riguardo appunto i problemi femminili, libri di un secolo fa. Io invito chi ci ascolta, perché magari le nostre dotte giovani l'avranno letto, però chi ci ascolta a leggerli, perché sono impressionanti per l'attualità degli argomenti e anche delle soluzioni, delle trattazioni che vengono fatte appunto in questi libri. E questa breve premessa per dire cosa? In quei due libri che cosa mi colpì? All'epoca che ero giovanissima, mi colpì il nesso tra la condizione femminile e la dipendenza economica. Cioè, senza il lavoro, ovvero senza e con esso, diciamo, con il lavoro, oltre che la realizzazione, l'indipendenza economica, non può realizzarsi una vera parità di genere. Allora, intendiamoci, non è che è un meccanismo automatico, però è una condizione necessaria, per quanto non sia sufficiente, ma è una condizione necessaria. E sul riconoscimento della necessità del superamento, come diceva me, degli stereotipi, quelli maschilisti, della cultura macista, della cultura patriarcale, la sinistra ha dovuto fare un cammino e c'è ancora parecchia strada da fare. E per questo motivo c'è bisogno delle donne comuniste e di donne comuniste anche che contano. Venendo al presente, perché per mia impostazione, anche per il tipo di attività di lavoro politico e sindacale che faccio, sono abbastanza pragmatica,
Vorrei parlare del presente. Nel presente non possiamo che non prendere atto, lo diceva anche in premessa, in apertura, che si è delineata una certezza, ovvero che le disuguaglianze stanno aumentando. Le disuguaglianze tra i paesi ricchi e i paesi poveri, all'interno dei vari paesi, tra i garantiti e i precari e ovviamente anche tra le donne e gli uomini. Questo verrebbe da dire è il capitalismo bellezza, no? Con una battuta ormai famosa. E qui si inserisce il tema dell'occupazione femminile e delle risorse per la parità di genere, di cui in questo periodo si stanno riempiendo la bocca tutti, compreso il nostro banchiere Draghi che sta a Governo. La crisi economica della pandemia, che è stata generata dalla pandemia, poi il capitalismo è soggetto ad avere le crisi cicliche per sua natura, ha colpito praticamente tutto il mondo, tutti i paesi. E per questo motivo, e soltanto per questo motivo, l'Unione Europea ha sganciato, diciamo, o meglio, più che sganciato, sta per sganciare o dovrebbe sganciare ingenti risorse. Mettere a disposizione parecchi soldi per la ripresa. È ben poco, diciamo, noi non crediamo ovviamente a una inversione di tendenza, nonostante gli annunci che sono stati fatti, sincera inversione di tendenza dell'Unione Europea nei confronti rispetto alle politiche liberiste economiche che ha seguito fino adesso. Piuttosto quello che ha determinato, diciamo, questo cambiamento, perlomeno a parole, insomma, nell'indirizzo dei finanziamenti è stata la consapevolezza che questa volta non è che si trattava di lasciare affondare la Grecia come accadde qualche anno fa, 5-6 anni fa, da sola, la piccola Grecia, ma in questa crisi non si sarebbe salvato nessun paese membro, neanche i paesi quelli più stabili, più ricchi, diciamo, del nord Europa. Nessun paese sarebbe salvato da solo. Questo è uno dei diciamo, contro degli effetti indotti a volte delle controindicazioni, diciamo, della globalizzazione dal loro punto di vista. Quindi che c'è questa globalizzazione, siamo tutti connessi, e in un disastro di questo tipo chiaramente si è connessi anche nella crisi. Da qui è nato il piano, no? Cioè il famoso Next Generation UE, un piano che ci dovrebbe portare, diciamo, alla fine della pandemia, secondo le dichiarazioni che stanno dentro questo piano, verso un'Europa che cresce in modo ecologico e sostenibile, in cui si riducono le disuguaglianze se non si azzerano quasi, in un'Europa più solidale, un'Europa che guarda i giovani, un'Europa che guarda le donne. Cioè tutte le condizioni che, diciamo, che si verificano, si dovrebbero verificare con questi investimenti, ci portano verso una sorta di rinascimento europeo, che è tutto da costruire chiaramente, oltre che a crederci, sono condizioni tutte da costruire. Venendo alle donne, vorrei dare qualche cifra, ma poche, due cifre proprio a livello per capire quanto poi effettivamente c'è di vero in questo, c'è sul piatto, insomma, per le politiche di genere, come diceva anche Paola parlando del bilancio di genere. Allora, le trattative del governo precedente avevano portato ad ottenere dall'Unione Europea la somma per l'Italia di circa 224 miliardi di euro, che non è una somma trascurabile. Però non sappiamo ancora che ne farà Draghi, perché come sue caratteristiche, quelle proprio di Draghi, lui probabilmente ce lo farà sapere alla fine, visto che parla molto meno dell'altro premier. Però si dovrà dare una mossa, cioè si dovrà sbrigare, perché comunque ci sono dei vincoli, lui deve presentare il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza, quello nuovo, quindi che probabilmente andrà in revisione, ma forse neanche tanto, visto l'andazzo come è iniziato rispetto a quello del governo Conte, lo dovrà presentare entro il 30 aprile, quindi noi entro breve dovremmo sapere quello che effettivamente era stanziato. Quindi i temi grossi che sono la transizione ecologica, la digitalizzazione, le donne, cioè questo discorso della riduzione delle disuguaglianze di genere, dovrebbero essere i giovani, sono i pilastri, a detta a parole, della ripresa europea. Quindi questo piano abbraccia un triennio dal 2021 al 2023,
E ogni Stato membro lo deve presentare per accedere ai fondi, quindi c'è questa scadenza. Però ci sono dei vincoli. In questi vincoli c'è il vincolo che almeno il 37% è destinato alla transizione ecologica, almeno il 20% a quella digitale e così via. L'italiano finora aumenta anche queste percentuali, quello che aveva fatto il governo Conte. Si articolava questo attuale in sei missioni, all'interno di una missione, missioni che in poche parole rappresentano dei progetti, no, di investimento. Ognuna definisce dei progetti di investimento molto generici, se lo andate a leggere, non è che c'è una grande, non si va molto nel dettaglio, però dagli indirizzi di politica economica. Alla parità di genere, allora noi siamo nella missione donne, parliamo delle donne, e donne e giovani, cioè siamo nel piano 5. Questo piano 5 è quello che riguarda l'inclusione e la coesione sociale. Include quindi anche la parità di genere e tutto il piano è destinato all'8,7%, quindi 17 miliardi di euro. Però riguarda la politica del lavoro, le infrastrutture sociali, la coesione territoriale e i giovani, quindi e donne e giovani. Alla parità di genere vera e propria siamo arrivati a 4 miliardi di euro. Quindi questa è la vera cifra che viene destinata alla parità di genere. Come vediamo, non è che poi una grandissima cifra, se la andiamo a vedere sul piano nazionale. Anche se si dichiara che deve servire, diciamo, per finanziare per esempio le imprese femminili, per il contrasto alle discriminazioni, per avviare dei progetti che riguardino, ad esempio, le donne, che sono state vittime di violenza, perché le donne vittime di violenza hanno anche il problema di avere, di non avere l'indipendenza economica, quella a cui mi rifacevo prima, per cui è uno dei motivi per cui sono soggette, diciamo, al proprio compagno, al proprio marito, al proprio partner, che è violento però nei confronti loro e spesso anche dei figli. È proprio la dipendenza economica, uno dei problemi maggiori. E quindi in questi 4 miliardi ci dovrebbe stare tutto questo. È vero che poi c'è una dichiarazione che la parità di genere si deve intendere trasversalmente su tutti i progetti, però, come diceva anche Paola, quindi nella pratica poi abbiamo visto che queste rimangono un po' dichiaratorie, insomma, dichiaratorie di principio. Speriamo che non sia così, però fino adesso non abbiamo avuto grandi riscontri. Allora, nell'attesa della ristesura non farisaica di Draghi, questo termine perché Draghi l'ha usato nei confronti delle quote di genere, dicendo che non si risolveva il problema con le farisaiche quote di genere, il problema delle donne, possiamo anche essere d'accordo, ma certo è abbastanza forse per giustificare il fatto che mettesse poche donne all'interno tra i ministeri. Nel frattempo abbiamo un problema serio, che è quello dell'occupazione. Intanto le donne a dicembre 2020, su 100.000 posti di lavoro persi, 101.000, 99.000 erano di donne, quindi è aumentata di molto la disoccupazione femminile in un paese che già non brillava per l'occupazione femminile, quindi ha aggravato la situazione. Poi la crisi, questa crisi, perché questo? Perché questa crisi derivata dalla pandemia, diversamente da altre crisi del capitalismo che sono state sostanzialmente prima industriali e poi finanziarie, come la crisi del 2008, ha colpito i settori nei quali è maggiore l'occupazione femminile e che sono quelli del commercio, della ristorazione, del turismo, insomma, questi tutti i settori nei quali erano impiegate molte donne che hanno perso il lavoro in questi mesi, questo anno. Quindi che si dovrebbe fare? Si dovrebbe intervenire intanto per rimuovere le cause che tengono le donne lontane dal mondo del lavoro e che determinano oltretutto la loro peggiore occupazione, che è la precarietà e i salari bassi. Su questo voglio aprire una parentesi che mi sta a cuore, senza farla troppo lunga, però la voglio dire perché è una cosa che mi suona tanto, tantissimo di ipocrisia. Allora, per anni, parliamo dal dopoguerra, no? Senza andare molto oltre, parliamo del secondo dopoguerra, quando si vedeva che appunto c'erano questa, le donne lavoravano poco fuori casa, quindi erano molte disoccupate, molte casalinghe, quello che si diceva che impediva alle donne di entrare nel mondo del lavoro era che non erano abbastanza istruite, quindi che erano indietro rispetto ai mariti per quanto riguarda l'istruzione. Oggi questo discorso di svantaggio dell'istruzione femminile rispetto a quella maschile è stato superato 30 anni, cioè è dagli anni 90 che in Italia,
ma questo accade anche fuori dell'Italia, però in Italia è avvenuto il sorpasso delle donne sugli uomini, cioè ci sono più donne diplomate e laureate di quanti sono gli uomini. Quindi non è che neghiamo che ci sia stato un progresso, cioè c'è stato, questo ha portato sì ad un progresso all'entrata delle donne nel mondo del lavoro, ma non è stato rapportato a quello che era poi la ragione che veniva addotta, cioè il livello di istruzione, perché assolutamente il divario è ancora pesante, quindi il problema non era quello. Allora, da qualche tempo a questa parte, anche per gli ambienti dove frequento, questi qui si fanno anche tanti paragoni anche a livello europeo, i sindacati europei, le aziende che stanno ormai sono su tutto il territorio europeo se non mondiale, sono partite che si vogliono far belle, no, col diversity management, sono partite le campagne che per spingere le ragazze verso le STEM, che sono le cosiddette lauree, è un altro acronimo inglese, però insomma sono le lauree che riguardano le materie scientifiche, tecniche, matematiche, eccetera. Allora mi è venuto subito da pensare, perché questo favorirebbe, no, di nuovo l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, magari anche la crescita professionale. Insomma, prima non avevamo l'istruzione, adesso non abbiamo l'istruzione giusta, a quanto pare. Quindi sembra che ci manchi sempre qualche cosa a noi donne, no? E per cui queste cambie io le trovo anche un po' vagamente irritanti. Partendo dal presupposto che da madre, come penso come tutte quante le madri o le figlie, a un figlio o ad una figlia, indifferentemente dal sesso, noi diremmo studia la materia, il settore che più ti piace, quello per il quale hai più inclinazione, diciamo, a prescindere anche dall'utilità. Io anche stavolta ho difficoltà a credere che sia il vero motivo che impedisce alle donne, che fa delle donne quelle più precarie e meno pagate. E quindi senza stare a risalire anche alle scienziate, per dire ai pazzi, no? Alle prime scienziate, a quelle che sono state tutte le competenze femminili che sono state ignorate e messe, diciamo, nell'invisibilità, anche laddove, e ce ne sono state nella storia riguardo le materie scientifiche, pur mettendo da parte queste, il fatto che c'è oggi, ed è incontrovertibile, è che c'è la fuga dei cervelli, per cui molti di questi cervelli albergano in teste femminili. Queste teste femminili poi se ne vanno all'estero. Per cui noi oggi dobbiamo dire alle donne come ragazzi, alle ragazze come ragazzi, ma soprattutto alle ragazze, prendetevi sta bella laurea STEM e poi ve ne andate a lavorare in un altro paese straniero, perché questo succede oggi in Italia. Invece la politica andrebbe fatta, piuttosto aiutiamole a restare. Arrestare nel nostro paese, favorendo magari le pari opportunità anche nell'ambito dell'istruzione, anche nell'ambito della ricerca, delle professioni universitarie. E quindi questo sì che potrebbe essere un intervento trasversale, e non solo delimitato alla parità di genere. Venendo ad un altro argomento importante che riguarda l'occupazione femminile, la pandemia. Che oggi è il tema dei temi, ha fatto emergere una cosa, perché è stata come una tempesta questa pandemia, nel bene e nel male. Non so se ne riusciremo migliori, secondo le dichiarazioni, però sicuramente ci ha indotto a vedere le cose con una maggiore chiarezza. Allora, che cosa ha fatto emergere? Ha fatto emergere che la cosa che conta di più è avere una buona qualità della vita. E nella buona qualità della vita c'è la cura della persona. La cura delle persone è importante sotto tutti gli aspetti, la salute fisica e mentale, l'assistenza ai bambini e agli anziani, la scuola, la socialità, il decoro urbano, persino l'accesso alla rete internet. E oggi quindi si inizia a parlare di economia della cura. Qui torniamo alle antiche letture, cioè questo tema lo discutevano sempre Lenin e Clara Zetkin un secolo fa, non usavano questi termini, ma la sostanza è questa. Economia della cura vuol dire restituire dignità ai lavori di cura, perché contribuiscono al benessere sociale, al benessere del singolo e al benessere sociale. Questo lavoro della cura, chi l'ha sempre svolto tradizionalmente sono le donne, ma il lavoro che non viene retribuito non ha valore e il capitalismo si è basato e si basa anche sullo sfruttamento del lavoro gratuito delle donne. Sono settori questi dell'economia della cura in cui è alta l'occupazione femminile e quindi chiediamo per questi settori, chiediamo che ci sia un riconoscimento sociale, un giusto salario e pari diritti.
non è l'unico settore su cui ci si deve concentrare, però è un settore cruciale per la riduzione di questo gap di genere, perché non solo per l'occupazione, perché questo è il settore, in questi settori possono essere occupate sia le donne che gli uomini, anche se sappiamo essere maggiormente le donne, ma perché l'investimento pubblico in questi settori vuol dire investimento nella qualità della vita delle persone, che è oltretutto un dovere per l'articolo 36 della nostra Costituzione. E avrebbe, e questa è una cosa fondamentale, il doppio beneficio di liberare le donne dal lavoro di cura. E torniamo ai colloqui di Lenin con Clara Zetkin, perché l'emancipazione della donna ci deve essere fatta, si avrà quando la donna verrà anche sollevata da questo lavoro di cura gratuito, quindi avrà la possibilità di liberare anche se stessa nel lavoro. Questo, come sappiamo, è uno degli ostacoli all'entrata, sia all'entrata delle donne nel mondo del lavoro, sia alla fuoriuscita delle donne dal mondo del lavoro, che spesso si dimettono perché hanno stipendi più bassi degli uomini, quindi hanno necessità di accudire figli, anziani, eccetera, rinunciano al lavoro, e impedisce oltretutto a chi sta nel mondo del lavoro uno sviluppo professionale pari a quello dei maschi. Quindi una società d'uguali non si realizza senza la parità di genere nel mondo del lavoro e nel modello sociale. Per cui per noi donne la lotta al capitalismo non è uno slogan, è una necessità. E io chiudo con la frase, sempre di una grandissima donna, che è Rosa Luxemburg, che secondo me in due parole dice tutto. Dice una cosa sola: socialismo o barbarie. Se non realizziamo il socialismo e ci avviamo su quella strada, noi avremo sempre a che fare con questi problemi che ci riportano non avanti ma indietro. Grazie. Grazie a te, Agnese, e mi riallaccio proprio alle tue ultime parole, giusto per concludere. Appunto, è necessario proprio la conquista, l'arrivo ad una società socialista per una vera emancipazione femminile. E questo è un po' il messaggio che vogliamo mandare stasera. Ci vuole un cambiamento radicale, perché se no un cambiamento vero e proprio non potrà mai esserci, ecco. Io ringrazio tutte le nostre ospiti, grazie a tutte per i vostri interventi interessantissimi, e ringrazio il pubblico che ci ha seguito. Grazie a tutti, ci salutiamo qui.